Comunicare per cambiare. Oggi è il mezzogiorno alle 13 con Fabio Amendolara. Buongiorno amici di Radio Potenza Centrale, bentrovati con il mezzogiorno alle 13. Torniamo a occuparci di ambiente con le nuove fiammate dell'altro giorno dei camini del centro di Viggiano, che hanno innescato nuove paure nei cittadini che vivono in quell'area. Con i nostri ospiti cercheremo di capire come si verificano queste anomalie, ma anche se e quanto sono pericolose. Allora, qui con noi ci sono Leonardo Pisani, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Bentrovato. E il tenente Giuseppe Di Bello, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ma prima di dare voce al dibattito, ci introduce nel tema di oggi la scheda preparata dalla collega Maria Antonietta Cauteruccio. Un camino altissimo, una fiamma perenne ben visibile nei paesi circostanti. In alcuni lassi temporali, anche di lunga durata però, questa fiamma intensifica il suo fuoco, che diviene alto, rumoroso e che genera a sua volta un fumo nero che spande un odore acre, percepito anche a lunghe distanze dagli abitanti della zona. Al centro olivigiano si manifestano sempre più spesso questi episodi, probabile causa di emissioni dannose per la salute. ENI, sotto richiesta delle autorità, si affretta a comunicare che la fiamma è dovuta alle attuali attività del programma operativo di attivazione della quinta linea di trattamento gas e allega il monitoraggio della qualità dell'aria. ARPAB e Regione fanno sapere che le analisi generate dai monitoraggi risultano positive alla presenza di sostanze dannose, ma che queste sono presenti in quantità tali da non essere pericolose per la salute umana. Questo è quanto ribadito anche ieri dal direttore ARPAB Schiassi, che in una conferenza stampa di rendicontazione del suo operato dalla nomina ad oggi ha parlato anche di questo e della cooperazione con ENI e il presidente della regione Pittella per la maggiore attenzione e tutela che si vuole prestare a quest'area. Schiassi ha riferito inoltre degli enormi passi avanti fatti e dei traguardi raggiunti in materia di rilievi, monitoraggi e diffusione dei risultati. Ma c'è chi non la pensa così. Gli abitanti, per esempio, che attraverso le associazioni riescono ad avere i risultati contrastanti rispetto a quelle ARPAB, e la preoccupazione cresce se si considera il dato comune poi a tutte le aree lucane soggette in qualche modo ad inquinamento ambientale dell'intensificarsi delle malattie oncologiche. Solleciti dall'assessore all'ambiente Berlinguer, che esorta ENI ad adottare rapidamente ogni correttivo possibile per ridurre al minimo le fiammate e a risolvere i collegamenti con SNAM Rete Gas, poiché le soluzioni tecnologiche ci sono e devono essere adoperate a favore della tranquillità dei cittadini. Tuona anche il consigliere regionale Sel Romaniello, tanto in disaccordo con l'operato del dirigente ARPAB da auspicare al più presto cambiamenti gestionali dell'agenzia, cosa che potrebbe anche non avvenire, considerata la rinnovata candidatura di Schiassi, che sulle fiammate ENI dice che sono normali. Ma sarà davvero così? Allora, prima di chiedere a Giuseppe Di Bello se effettivamente le fiammate ENI sono qualcosa di normale, ricorderei agli ascoltatori il numero di telefono con cui possono interagire con noi con messaggi SMS e WhatsApp: 349-511-9088. Di Bello. Ma non lo sono per niente normali. Ricordo la sfiammata del 2013, dove gli indicatori, le centraline raccontavano di un superamento di oltre 30 volte in più dei limiti che si erano imposti già come Istituto Superiore della Sanità, come Ministero dell'Ambiente, di H2S, di idrogeno solforato. Quindi facciamo capire che cosa accade. C'è la fiammata, effettivamente, certo. Diciamo è un qualcosa che dà la possibilità all'impianto di sfogarsi, esatto, quando si sovraccarica, se da un lato può salvare la vita degli operai che lavorano lì perché non produce esplosioni, da un altro cosa fa? Emette nell'atmosfera, nell'aria, dei valori di H2S, dove voglio ricordare l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è molto più rigida rispetto a questa normativa, pone un limite massimo di 7 microgrammi per metro cubo di aria. Noi abbiamo avuto degli sforamenti spaventosi rispetto a questi limiti.
E poi diciamo l'ARPAB fa un ragionamento per ora di esposizione, però voglio ricordare che l'H2S, l'idrogeno solforato, oltre certi limiti, oltre certe parti per milioni, può essere addirittura mortale, per cui non vale più la regola dell'ora di esposizione, ma bisogna vedere nel singolo elemento e nel singolo tempo materiale di quanto si è stati esposti. Oltretutto, queste grandi sfiammate producono anche un altro effetto negativo, le cosiddette piogge acide, sì, che si riversano sul territorio provocando quell'effetto anche sul pertusillo di eutrofizzazione, perché tra gli elementi che possono produrre l'eutrofizzazione, quindi la mancanza di ossigeno dall'acqua, ci sta lo zolfo. E voglio ricordare che il centro oli di Viggiano la prima cosa che fa è la desolforazione, si toglie lo zolfo in eccesso prima di mandarlo alla raffineria di Taranto. Poi sul pertusillo ci arriviamo, perché il direttore dell'ARPAB Schiassi ieri, durante una conferenza stampa, ha fatto sapere che, insomma, ha svelato in qualche modo che secondo l'ARPAB i pesci lì nel pertusillo sarebbero morti per lo scarico diretto, quindi senza passare all'interno dei depuratori, quindi lo scarico diretto nel pertusillo di liquami provenienti dalla zootecnia. Poi ci torniamo e approfondiamo anche questo aspetto, però Pisani di Bello ci ha detto che quella è un'area dove ci sono queste piogge acide, e però è un'area a forte vocazione agricola. Sì, sì, decisamente. Però mi ha ricordato una cosa il tenente prima, citando il 2013. Sì. Io ho fatto una piccola ricerca, ho portato solo poco, se no avremmo potuto fare, che ne so, una telenovela, la Treccani degli episodi. Settembre 2012, fiammata. Maggio 2013, fiammata. 13 gennaio 2014, tra l'altro anche sulla Siridide, sul sito, riporta grande paura questa mattina per gli abitanti della Val d'Agri. Intorno alle 11.30 si è verificata una forte esplosione con boate ed una fiammata incredibile. Riporto 2014 ancora. Gianni Rosa, interrogazione, in data 27/8/2015, ad agosto, ho presentato in ordine l'ultima interrogazione che riguarda l'incidente accorso a Centroli di Viggiano il 26 di agosto, che in data successiva si sono verificate analoghe situazioni. In questi giorni continuano a ripetersi situazioni anomale che stanno suscitando legittimamente le preoccupazioni degli abitanti della zona. E questa interrogazione risale al... Questa è esattamente la data 27 agosto 2014. Perfetto. Mi sono fermato l'anno scorso. Un anno, ce ne sono state ancora diverse, e tre solo nell'ultima settimana. Sì, però poi leggendo il testo, alle 7:45 l'ENI ha comunicato che l'anomalia è stata causata da un malfunzionamento delle turbine dell'impianto. Benissimo. Che hanno causato un eccesso della concentrazione di metano scaricato poi dalla fiaccolata. Considerato che già in data, scrive Rosa, il 13 gennaio 2014 si era verificata un'anomalia nella fiaccolata di sicurezza del Centroli di Viggiano, oggetto di una mia interrogazione presentata il 20 gennaio 2014. Mettiamo un altro tassello. L'assessore Berlinguer. E infatti anche ieri poi Berlinguer ai microfoni della RAI ha detto che la regione sta intervenendo su questa cosa. Sì, ma sono le stesse cose che poi ho preso. Però mi chiedo, sono ormai anni che si verificano queste risposta dell'ENI. Infatti è davvero incredibile. Abbiamo raggiunto a telefono Mimmo Nardozza dei Notriv. Buongiorno Mimmo. Ciao Fabio, buongiorno, grazie ancora per l'attenzione riservata a questa parte invisibile. Grazie a te, è importantissimo parlare di petrolio e di ambiente, di tutto quello che comporta, anche perché ci sono delle mistificazioni proprio in questi giorni. Tu hai avuto modo di sentire quello che ha detto il direttore dell'ARPA ieri in conferenza stampa? Guarda, ho letto a malapena la stampa stamattina. Io, come ti avevo detto, avevo dei problemi, non sono riuscito nemmeno ad ascoltare la tua trasmissione. Chiaramente leggendo le dichiarazioni di Schiassi, cioè anziché essere sollevato, a me cadono le braccia, perché mi sembra che il caos attorno all'ARPAB diventi sempre più grande. Chiaramente ARPAB, come ben sai, sarebbe la prima sentinella che dovrebbe proteggerci dalle emissioni certe e sicure che ENI sta immettendo nell'aria. Chiaramente mi scuso per non aver preso parte alla trasmissione prima, non aver ascoltato, quindi non so
cosa abbiate detto fino a questo punto. Diciamo, se ti sei inserito nel modo giusto al momento giusto. Ti volevo chiedere, ma lì, diciamo, in Val d'Agri, voi delle associazioni avete un po' il polso della situazione? C'è davvero preoccupazione per queste fiammate? Allora, io non so se voi avete già citato Viggiano Lab, è questo sito che il dottor Mele tiene aggiornato in una maniera encomiabile, e poco fa proprio rileggevo una serie di date che sono il 18 agosto, il 18 settembre, il 10 e il 12 di novembre, che sono le giornate che lui ha dedicato al monitoraggio della fiamma. In queste giornate la fiamma dell'Eni si è presentata sempre al di sopra di normali parametri, parliamo di una fiamma che superava i 30 metri. Chiaramente un'associazione, più che filmare, Fabio, sì, mettere nero su bianco, mettere sul proprio sito, così come Giambattista Mele fa, non certo possiamo, perché mi viene difficilissimo poter valutare. È chiaro che in quei momenti i rumori, la paura psicologica, perché parliamo di una centrale che è sottoposta alla sede sotterra, questo non va dimenticato. Quindi è chiaro che, oltre ad aver paura, non possiamo, perché non possiamo monitorare, possiamo denunciare, continuare a denunciare da anni ormai queste sfiammate. Ecco, io mi chiedo però, visto che il direttore dice lì è tutto a posto, non ci sono problemi di sorta, l'ENI ci dice è qualcosa di regolare, diciamo le istituzioni non intervengono, la regione, diciamo, sì, chiede il sistemamento e l'adeguamento degli impianti, però lo fa quasi in punta di piedi, io mi chiedo perché, di fronte a tutte queste preoccupazioni, alle denunce e quant'altro, queste rimangano sempre inascoltate. Sì. Questa è una domanda che io e te, alla quale io e te sicuramente non possiamo rispondere. Viene ancora da sottolineare come più di un anno fa disse Berlinguer, era una fiammata, forse parliamo del principio del 2015, disse: alla prossima io chiudo l'impianto. È chiaro che ce ne sono state almeno altre sei. Sono state sette, forse, con questi ultimi 12, 13 e 14 novembre, che sono state grandi, e che, se vogliamo continuare a sentire il megafono TGR Basilicata, che immediatamente si preoccupa di dire l'ENI ci avverte che non è stato superato nessun parametro della legge, ma qual è il parametro della legge se non abbiamo una normativa ad hoc? Non abbiamo una legge regionale che dica ENI, signori miei, ma forse è il caso che rivediamo un attimo l'immissione in aria? Li abbiamo autorizzati non più di due anni fa a immettere nell'aria ancora di peggio. Quindi credo che dobbiamo fare veramente gruppo non solo delle associazioni che in questo momento avversano e protestano, ma tutti, perché lì ne va della salute di tutti. Io un piccolo inciso ancora, Fabio. Dici. L'altro giorno sono stato a un convegno dove c'era ospite Tabarelli, che è Nomisma Energia. Sì. Io sono uscito scandalizzato, perché ha detto che il petrolio è dell'Italia, i lucani non possono permettersi di lasciarlo lì dov'è, però dimentica che l'inquinamento è dei lucani e non degli italici, come li chiamava lui. Ed è scandaloso che abbia fatto una sua arringa nell'Università di Basilicata, il luogo per antonomasia della cultura, e poi è andato via senza riprendere nemmeno una domanda di noi contestatori. Ecco, questo è il modus operandi delle aziende petrolifere, che purtroppo, secondo me non è più così. Sappiamo che hanno una potenza di fuoco elevatissima. Elevatissima, quindi ci mettono nell'angolo. È chiaro che riescono con la propaganda a coprire la voce dei tanti comitati che sono sorti. Mimmo, chiaramente andrete avanti su questa battaglia. Sempre, noi stiamo preparando una cosa per l'8 dicembre, poi avrò modo di, che è una manifestazione nazionale che si chiamerà Ugo, unica grande opera, che riguarda tutto il territorio e tutte le vertenze chiaramente sull'ambiente. Poi magari spero di avere del modo di mandarti una mail di invito per quella che sarà l'organizzazione per il nostro albero di Natale Trivenna, e quello Bellissimo, che stiamo pensando di fare. Cercheremo di seguirla con i microfoni di Radio Potenza Centrale. Grazie ancora, grazie Mimmo. Grazie Mimmo Nardo Azzino Trivu, buona giornata. Prima di dare la parola a Pisani, ci fermiamo un attimo per un breve stacco pubblicitario. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. La profumeria Euforia, in via Isca del Pioppo a Potenza, comunica all'aspettabile clientela che per chiusura attività pratica uno sconto fino all'80% su tutta la merce esistente in magazzino. Profumi, igiene persona, make-up, prodotti professionali e non. Affrettatevi! Profumeria Euforia, in via Isca del Pioppo a Potenza. Info 0971 59 231.
Casale San Nicola, una dimora storica del XII secolo che stupisce per la sua bellezza tipicamente medievale, circondata da splendidi giardini mediterranei. Casale San Nicola, Banqueting Resort, location ideale per ricevimenti ed eventi irripetibili. Statale 16 bis, uscita Bisceglie Sud. casalesannicola.it. Saremo lieti di accoglierli nel nostro stand all'evento Non Solo Sposa dal 20 al 23 novembre presso Area Industriale di Tito Scalo a Potenza. Meglio un prezzo leggero o vivere un sogno? Meglio vivere un sogno a un prezzo leggero con GS Arredamenti. Prima di acquistare, passa da GS Arredamenti di Strazioso Raffaele a Tito Scalo presso il centro commerciale Iris, dove troverai il centro cucine progettate per voi su misura a prezzi di fabbrica senza intermediazione. 0971 48 52 80. Centro Cucine Febal. Finalmente è iniziata la raccolta delle olive nei campi dei nostri 350 soci della cooperativa Rapolla Fiorente, un olio dal gusto delicato e a chilometro zero. Rapolla Fiorente, da anni con passione, olio extravergine di oliva, vino agli Anico DOC e spumante rosé metodo classico. A Rapolla, contrada Piano di Chiesa, info 0972 760 200, www.rapollafiorente.it. Fino al 6 gennaio, offerta 6,50 euro al litro. Contattaci, riceverai un gradito omaggio. Cara, ho combinato un disastro. Devo essere in centro per le 9, arrivare dal commercialista mezz'ora dopo, ritirare il vestito in quel negozio dall'altra parte della città e non conosco la strada per arrivarci. Ho capito, ma è l'ultima volta che ti presto la Micra. Nuova Nissan Micra N-Tech, con navigatore, connettività e sensori di parcheggio. La tecnologia giusta al momento giusto. Gamma Micra da 8.450 euro con finanziamento Easy Micra e anticipo zero. Anche a novembre, info su nissan.it. Medecar, concessionaria Nissan a Potenza, in via dell'Edilizia 14. Domenica 29 novembre presso il Gattopardo di Altamura, a partire dalle ore 10 e fino alle 22, giornata dedicata agli eventi. Addobbi, palloncini, fiori e piante, mobili, accessori, fotografia, idee regalo, corredo, abiti da cerimonia e, a sorpresa, spettacolo delle farfalle luminose che sorprenderà grandi e bambini. Info 080 314 19 22 www.salagattopardo.it. Ingresso gratuito. Centro Tendaggi Pericolo, dal 1968. Vasto assortimento di tendaggi classici, moderni e contemporanei. Tende tecniche, tessuti d'arredamento, bastoni per tende, tappeti. Per la biancheria, arredo, è esclusivista di zona Liu Zhou, Rocco Barocco, Disigual Living. Casa Anversa, Tendaggi Pericolo, via Mezzacapo 52, Sala Consilina, Salerno. Seguici su Facebook. Promozione Sposi 2015. Dal 20 al 23 novembre, in occasione della 19esima edizione di Non Solo Sposa presso l'EFAB di Tito Scalo, diretta fiera, con intervista ai protagonisti. Si ringrazia Atelier Nozzolillo, Potenza, seguiteci su Facebook. Hotel Pierfaone, contrada Pierfaone, a Briola, Potenza. Vetrotecnica in arte, via dell'Edilizia, Potenza. Comunicare per cambiare, oggi è il Mezzogiorno alle 13 con Fabio Amendolara. Allora, sono contento di avere degli ospiti molto documentati. Pisani, prima ci volevi leggere una dichiarazione di Berlinguer. 2004, Gazzetta del Mezzogiorno, sono diverse. Saranno malfunzionamenti temporanei, saranno pure meccanismi di sicurezza, ma io a questa sequela di fiammate dei centroli di Viggiani non ci sto. Non possiamo rassegnarci a questo andazzo, valuteremo ogni possibile provvedimento. In un'altra successiva, non erano visite pastorali quelle che ho fatto a Centroli di Viggiani, afferma l'assessore regionale all'ambiente Aldo Berlinguer. Infatti il ministero ha imposto all'ENI di riprogettare e adeguare l'impianto ed eliminare nell'immediato le cause delle fiammate, pena gravi sanzioni. Settembre 2014. Beh, sanzioni non ne abbiamo viste, ma in passato qualcosa c'è stato. Però sì, stiamo parlando del 4 ottobre del 2002, allorquando vi furono dei superamenti, dei limiti, che voglio precisarlo ai radioascoltatori, perché noi dobbiamo dare una informazione corretta. Il limite di legge c'è e parla di
350 microgrammi ora. Perfetto. Io dico, scienziati di tutto il mondo dicono, lo mettono nero su bianco, che sui veleni mortali in aria non vale la regola ora, perché se in un istante tu superi di gran lunga non quei è sul valori, tempo il non mio. È sul tempo, perché se c'è sta una sfiammata con una perdita notevole, vi ricordate? Basta un secondo. Sì, vi ricordate gli intossicati dell'Elbe Sud? Sì. Ecco, quelli erano intossicati da idrogeno solforato. Comunque, dobbiamo dire anche che gli intossicati dell'Elbe Sud, nessuno di loro poi si è costituito partecipe, perché credo ci siano stati degli accordi, diciamo, privati. Comunque, il 4 ottobre del 2002, presidente della giunta regionale di Basilicata Filippo Bubico ordina la sospensione immediata del Centroli in attesa che venissero ripristinati i valori in regimi di sicurezza. E io questa notizia non la ricordavo. Ecco, sì, no, un fatto accaduto, vi è la possibilità, la Severo Sotterra addirittura rafforza questa possibilità, perché stiamo parlando, prima nelle leggi Seveso 1 e 2 non c'erano i pozzi di petrolio, certo. Nemmeno le discariche, la Severo Sotterra le introduce. Allora, il problema è questo, noi siamo convinti che c'è qualche cosa che non va, perché con l'ampliamento, con la quinta linea, addirittura stanno chiedendo di fare la sesta. C'è un sovraccarico, un surplus di lavorato che produce queste emissioni, queste sfiammate. Però, siccome si manifestano sempre più frequentemente e i valori sono sempre di picco più alte, ricordo che sono state superate nella precedente verifica oltre 30 volte con una centralina abbastanza distante dal centro, noi riteniamo, io, il sottoscritto ritiene che non c'è quel limite di sicurezza per garanzia dell'incolumità dei cittadini, e che andrebbe fatto immediatamente una verifica sul centro, perché se un incidente è leggermente superiore a quello che noi stiamo verificando, gli eventi potrebbero essere diversi. So, in questo caso c'è anche un'indagine della Procura ormai da diverso tempo aperta, in cui hanno parlato i giornali, sulle emissioni, su questi sforamenti e soprattutto sugli organismi che devono controllare questi sforamenti. Io mi chiedo però se anche questa volta, insomma, le castagne dal fuoco le debba togliere la magistratura. Ma guarda, io voglio dire, Bubico intervenne all'epoca, la politica può fare qualcosa, cioè, la ci accontentiamo da cittadini, non ci accontentiamo più di quello che ci dice Berlinguer. Posso prendere un altro piccolo estratto, certo, di questa artica? E quando emerge da provvedimento adottato dall'UNMIG, sì, Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e Regione Risorse del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale si impone a Eni, spiega Berlinguer, di mettere mano all'impianto con obiettivo salvaguardare la sicurezza e la qualità della vita dei lavoratori e dei cittadini. Benissimo. È l'obiettivo che ci eravamo prefissi, continua l'assessore Berlinguer, e siamo grati al Ministero per lo Sviluppo Economico per aver prestato attenzione alla Basilicata. L'ENI adesso dovrà adeguarsi perché non si ripeta il preoccupante spettacolo delle fiammate, però che nelle scorse settimane tanta preoccupazione ha destato nella Valdagno. Allora, quando è stato per l'impianto della Siderpotenza è intervenuta la magistratura ha detto alla Siderpotenza: o te adegui o resti chiusa. Nel giro di pochissimo tempo hanno creato questi abbattitori di fumi, cappe, eccetera eccetera, è tornato nella norma, i dati sono tornati nella, certo, norma, l'impianto ha ripreso la produzione. Mi chiedo perché si debba arrivare, diciamo, a queste estreme conseguenze, insomma. Ma se posso rispondere, diciamo, certo, noi stiamo parlando di un centro a rischio incidenti rilevanti, tra i più importanti d'Italia, perché noi abbiamo il giacimento di terraferma più grande d'Europa, e stiamo parlando di adeguamenti in corso d'opera che si sono succeduti nel corso del tempo. Questi adeguamenti in corso d'opera succedutisi non hanno avuto da parte del pubblico, dello Stato Nazione, dell'azienda sanitaria, degli organismi dedicati al controllo, nessun vero accertamento. Quindi ENI nel corso degli anni si è fatto da controllore e da controllato. Voglio ricordare una cosa allucinante, che le centraline sono gestite da una società pagata dall'ENI, e ci sono associazioni locali della Valtagri che raccontano che nei momenti di picco
scompaiono completamente i valori. Ecco perché c'è stata la diatriba tra la Procura della Repubblica di Potenza e l'ARPAB. Però il gioco delle tre carte non può più valere, e in questo caso rispondo alla domanda che mi facevi prima: il primo responsabile, quale primo ufficiale sanitario della regione, è il governatore, il presidente della regione, è il presidente della regione, perché azienda a rischio incidenti rilevanti, è il primo ufficiale sanitario della città, all'epoca intervenne Bubbico, esatto, è il primo ufficiale sanitario della città di Viggiano, e il sindaco. Noi abbiamo due autorità amministrative, entrambi, uno legifera, cioè il governatore fa leggi, certo, e quindi ha un potere assoluto su questa materia e non ne fa uso, e anche il sindaco di Viggiano, a parte sentirlo qualche volta lamentarsi, ma non mi pare che abbia fatto nel corso degli anni mai un'azione quindi di questo, a questo punto io mi chiedo, se dovesse, facendo gli scongiuri dovuti, accadere qualcosa di terrificante in quella zona lì, queste dichiarazioni, diciamo tra virgolette, rassicuranti fatte dagli amministratori su questo tema, non basterebbero a salvarlo. Allora, un'ipotesi di reato: il primo responsabile è il governatore della regione, secondo il sindaco del comune di Viggiano, ovviamente i dirigenti dell'ENI, dell'impianto, responsabili dell'impianto. Diciamo in un ipotetico disastro ambientale. In un ipotetico disastro ambientale, il primo responsabile è il governatore della regione, il sindaco della città ove ha luogo il centro. Abbiamo una corresponsabilità da parte, poi ci vorrebbe una procura istintoria del direttore generale del Dipartimento Ambiente. Però io mi chiedo, Giuseppe, scusami se ti interrompo, mi chiedo se il governatore, ipoteticamente non fosse ben informato dai suoi organismi, visto che abbiamo questo problema dell'ARPAB, sì, in quel caso che cosa accade? Ma in quel caso l'ARPAB continua a dirci no, è tutto a posto, non vi preoccupate, è tutto sotto controllo. Ovvio che ci sono delle dichiarazioni anche dell'ARPAB che pongono la figura del direttore generale uscente Schiassi in evidente responsabilità, perché ha fatto delle dichiarazioni pubbliche, e ognuno di noi quando fa una dichiarazione pubblica se ne assume le responsabilità. Però voglio dire, secondo il regolamento degli uffici e dei servizi, noi stiamo parlando di una regione che legifera, la direzione generale è quella che ha in capo il potere insieme al governatore, quindi il direttore generale del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata ha potere e forza esecutiva come e leggermente in meno del governatore, perché il governatore può emettere di suo e di proprio immediatamente come fece Bubbico. In realtà l'agenzia è un'agenzia, è una costola della regione che riferisce alla regione, per cui il responsabile in capo a quale va la responsabilità della salute di quei cittadini. Però io oggi mi chiedo, conoscendo più o meno quello che sta accadendo, mi chiedo, il presidente della regione è informato su cosa accade lì, o le informazioni che gli arrivano sono deviate da quello che fa veicolare l'ARPAB? Ma verosimilmente un governatore non si limita soltanto a verificare quello che dice ARPAB, ma vede anche l'umore dei cittadini, va nel centro dove avvengono queste cose e cerca, diciamo, le migliori esperienze possibili sul territorio per cercare di capire quello che sta succedendo. Poi ne ha la disponibilità pratica, economica, ha il potere, diciamo, di decidere, per cui piuttosto che dire se il governatore non viene informato bene, io mi chiedo come mai ancora oggi molte centraline siano nelle mani dell'ENI. Cioè, un governatore che mantiene il potere nelle mani dell'ENI e non lo fa proprio, è già un governatore che di suo ha abdicato alla salute di quel territorio. E se noi mettiamo questo in correlazione con altri luoghi dove ci sono gli stessi problemi, vedi Fenice, vedi Potenza con la Sidere, vedi le due aree SIN, è tutto così. Cioè, è proprio, secondo me, un grande disastro. Infatti io ho più volte detto che va commissariato di tutto l'aspetto dell'ambiente nel Mezzogiorno. Abbiamo un problema serio, possiamo parlare di una vera e propria vertenza sull'ambiente. Pisani, vedo veramente scarsa attenzione da parte della politica, a parte queste interviste su sollecitazione probabilmente da parte ogni tanto dell'assessore Berlinguer, non sento parole confortanti da nessuno. Sì, e adesso va dato atto a Berlinguer comunque, che lì è andato spesso, cioè su questo gli va dato atto, cioè, per il punto che poi una situazione ci ha tenuto anche a dire che non sono visite pastorali, sì, però sì, cosa sì, sono? Sì, 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 ma io cioè, la buona fede di Berlinguer, cioè, la metto in atto, però il punto è
Se andiamo, io ero arrivato fino al 2012. Di bello è arrivato al 2002, anch'io non ero, non mi ricordavo. No, anche al decedente. Anche al decedente. Incidente, ce li ho. Stiamo parlando di 26 e sviluppo, incidenti. 26. Regione, arpa e sviluppo. Si continua con queste fiammate. Che una può essere pure fisiologica una volta ogni tanto. Ma certo. Può essere fisiologica. Ma un continuo, un crescendo dopo anni dimostra che c'è dimostra questo, dimostra che problema c'è. La domanda che mi pongo è, e questo lo chiedo soprattutto a Di Bello, perché ci vuole la sua attività, non la nostra, ma poi questa coscienza ambientalista, al di là di chi protesta come voi, al di là di chi fa informazione come noi, al di là dei gruppi di volontari che ci sono in Val d'Agri, ma è sentita poi Ti dai cittadini. Ai cittadini? Sì, sì. Ma io diciamo, cioè, me lo chiedo veramente con sì, questa è una domanda che si fanno in tanti. Dici, come mai i vigianesi o quelli in piazza, non solo i vigiani, ma si rifiutano? Allora, c'è da dire due cose. Lì c'è anche un problema, diciamo, di inquinamento acustico. Acustico, sì, sì, c'è gente che prende i sonniferi per dormire, perché è come viaggiare su una nave. Che poi c'è anche una zona industriale crescente, sì, 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 con altre quindi attività. Quindi c'è anche inquinamento da rumore. Cioè, voglio ricordare che a livello sempre di Organizzazione Mondiale della Sanità, una delle fonti anche di gravi patologie è il rumore. Ricordo una inchiesta del PM Woodcock sulla, diciamo, gli eccessivi rumori prodotti dal sì, centro, sì, sì, sì. Oli di Viggiano, poi, diciamo, finito in prescrizione, morì addirittura in primo grado già. Sì, 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 assolutamente. Però comunque si arriva come ascolto fino a Grumento, a Montemuro, c'è gente che praticamente si tappa in casa, mette gli insonorizzanti perché altrimenti non riesce a dormire. Comunque io voglio dare una spiegazione anche di carattere scientifico. Allora, se noi tre in questo momento ci rechiamo con la nostra automobile al centro di Viggiano, avvertiamo l'odore. Sì. Perché è forte. No, che siamo raffreddati, per fortuna. Magari l'avvertiamo un po'. Però meno l'ascoltiamo. Siamo... Esatto. L'avvertiamo lo stesso. Se noi invece vivessimo lì, in quell'area, e la saturazione di quell'area H24 non ci consente più di distinguere, di accorgerci, esattamente, per cui è come quando sei in una stanza con l'aria viziata, esatto, c'è una sorta di assorbimento, c'è l'adeguamento dell'organismo, primo, esatto. Secondo punto, c'è il famoso tra virgolette ricatto occupazionale. In quell'area più di qualche famiglia ha dei propri congiunti con contratti a tempo determinato, a 3 mesi, a 4 mesi, però la prima regola è fatti gli affari tuoi, cioè taci, fai il tuo lavoro, non ti mettere in mezzo a queste cose. E non a caso le manifestazioni che abbiamo prodotto nella zona della Val d'Agri, più delle volte l'80% dei presenti erano di fuori della Val d'Agri, quindi questo è un altro guarda elemento. Questa cosa che mi stai dicendo, poi ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità, mi ha fatto venire in mente i principi che pensò il legislatore quando fu emessa la legge Rognoni la Torre, sì. Quindi quella che poi ha dato il là al 416 bis, quindi il reato di associazione di stampo mafioso. Ecco, i principi che poi portano al 416 bis, quali sono? Il legislatore pensò a, prima ancora che dire la banda deve essere armata, il clan deve essere armato, quello poi serve soltanto per quantificare il livello della pena, ma i principi erano l'assoggettamento, sì, e tu mentre parlavi mi hai fatto venire proprio in mente l'assoggettamento, esatto. Il clima di intimidazione, certo. È proprio quello che ci hai detto, fatti, e l'omertà, fatti tu perché, che lavori per 10 mesi, perché non ne parla nessuno, ma non voglio dire che lì ci troviamo di fronte a un fenomeno mafioso, però è alcuni no, ma c'è, posso dire una che va in linea con quello è che stai dicendo. È un ricatto sociale. Adesso, cioè, sentito da Current, il PM antimafia Montemurro, diceva una delle prime regole per dire che c'è la mafia in un luogo è quando si insiste nel dire che non c'è. Indubbiamente. Cioè, e quindi la stessa cosa, cioè,
Che cosa voglio dire? Che probabilmente la forza dirompente delle multinazionali in Basilicata ha trovato un terreno così debole che si è impadronito della struttura societaria. Questa è un po' la sintesi. Davvero impressionante. Noi ci fermiamo un attimo per uno stacco pubblicitario, torniamo con il Mezzogiornale 13, problemi ambientali. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. La profumeria Euforia in via Isca del Pioppo a Potenza comunica all'aspettabile clientela che per chiusura attività pratica uno sconto fino all'80% su tutta la merce esistente in magazzino. Profumi, igiene persona, make-up, prodotti professionali e non. Affrettatevi! Profumeria Euforia in via Isca del Pioppo a Potenza. Info 0971 59 231. A pochi passi da casa tua c'è una sala ricevimenti davvero unica ed originale. Villa Diamante, il posto ideale per le tue cerimonie. Villa Diamante, immersa nella natura, fra cascate verdi, piscine ed uno scenario spettacolare, ove trascorrere momenti indimenticabili. Villa Diamante, contrada Campinelli a Vigliano. Info al 348 05 30 479. A Rionero in Vulture, nuova apertura Caseificio D&D, produzione propria di alta qualità e genuinità. Caciocavallo irpino stagionato in grotta, schiena d'asino, caciocavallo giovane, mozzarelle e vasto assortimento di prodotti lattiero caseari. Vieni ad assaggiare. Siamo a Rionero in Vulture in via Marconi numero 15. Inaugurazione sabato 21 novembre. Valorizza la tua azienda, fai centro affidandoti al centro stampa di Larmini Giovanni. Per lavori commerciali e pubblicitari, inviti, timbri e stampe di ogni genere, centro stampa, rapidità ed alta qualità a prezzi convenienti. Via Provinciale San Golfo 226, Sala Consilina, 0975 21074. So this is Christmas. Decor Eventi Christmas è un nuovo showroom di oltre 1000 metri quadri dedicati interamente al Natale. Addobbi, decorazioni, complementi d'arredo, luci e candele decorative e tantissime altre idee per rendere le tue feste indimenticabili. Decor Eventi Christmas, per un Natale davvero speciale. Nell'area dedicata ai bambini, creatività, fantasia e magia, con scene di animali animati. Decor Eventi, contrada Santa Loia, fabbricato Pisani, a Tito Scalo Potenza. Amore, se è un sogno non svegliarmi. Cara, non è un sogno, è l'agriturismo Erbanito. Un incantevole casale in stile rustico, immerso nel Parco Nazionale del Cilento. Piatti della tradizione campana preparati solo con ingredienti di qualità, di produzione propria. All'agriturismo Erbanito anche possibilità di pernottamento nelle nuove camere climatizzate. Caseificio aziendale con lavorazione artigianale di latte delle proprie vacche, capre e pecore. Formaggi dal gusto raro inconfondibile. Agriturismo Erbanito, San Rufo Salerno. Telefono 0975 39 53 48. Nevicherà dal 20 al 22 novembre a Martina Franca, quando nel weekend di Santa Cecilia inizia il Natale. Dalle 10 alle 24, per 3 giorni interi, vivrete il vero clima natalizio con perbacco che vicoli, vini di Puglia e sagre d'autunno. I mercatini di Natale sotto la neve artificiale e quest'anno, come a Rovaniemi, in Lapponia, un progetto per l'UNICEF, la vera casa europea di Santa Claus, aperta fino al 27 novembre. Ah, perbacco che vicoli! Il primo panettone è sempre più buono. A proposito, la neve è quella artificiale. www.perbaccochevicoli.com. Un evento Antonio Rubino Organizzazioni. Signore e signori, ora vi presentiamo la ricotta al quiz. Dove si gioca il quiz? Drink alle giuggiole. Drong multisala ranieri. Drink massimo. Chi? Drong cosa? Drink quando? Drong ogni giovedì. A che ora? Drink 20 alle 20. Ogni giovedì alle 20 presso le giuggiole, al primo piano del multicinema Ranieri a Tito Scalo. Drong, ma va tra Tor. Esatto, Tor. Divertimento di origine rurale. Il primo gioco in cui 15 comuni del Marmo Melandro si sfideranno in una serie di prove e racconteranno il territorio. E allora veniamo. Ah no, vai tu. Poi mi fai sapere com'è, poi porta anche mamma. DOR, divertimento d'origine rurale. Hotel, ristorante, braceria Jordan, camere con tutti i comfort. Dal giovedì alla domenica pizzeria e pizza al metro. Il giovedì pizza più bevanda a soli 5 euro. Il venerdì serata del pescatore con chef qualificati. Svariati tipi di pesce, bevande, tutto compreso a soli 30 euro. La domenica menu family, antipasto, primo, secondo, contorno e bevande a 18 euro. Tutti i giorni menu fisso a 10 euro. Hotel, ristorante, braceria Jordan, di nuovo
nuova apertura. Svincolo autostrada Balvano Vietri. Info e prenotazioni 392 67 19 798. Vi aspettiamo. 1 2 3 Da Magri arreda i tuoi mobili in 3 anni senza interessi. Ma che bella notizia! Allora mi porti da Magri arreda e mi compri la cucina nuova? Ma certo, hanno una scelta che non finisce mai. E già che ci siamo, anche un bel salotto nuovo, no? Con 3 anni senza interessi ti compro tutto. Magri arreda a Francavilla Fontana, San Michele di Bari, Matera e Surbo Lecce, nei pressi di Ipercop. Magri arreda. TAN 0, TAEG 8,47%, salvo approvazione della finanziaria, documentazione presso i punti vendita. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. Comunicare per cambiare. Oggi è il mezzogiorno alle 13 con Fabio Amendolara. Allora Giuseppe, veniamo alla conferenza stampa di ieri del direttore Schiassi. Ci ha detto qualcosa di davvero particolare, a parte diciamo lo scarico in acqua dei liquami da zootecnia che farebbero morire, diciamo sarebbero la causa della morte dei pesci, ma ha detto un altro particolare interessante, ovvero che l'acqua che viene usata per estrarre il petrolio produce della radioattività che lui ha definito naturale. Ecco, io, a me questo particolare ha sfuggito, quindi vabbè, rispondo prima alla prima e poi alla seconda. Per quanto riguarda l'affermazione diciamo del direttore generale rispetto al non inquinamento del centrolio e dei pozzi, è diciamo qualche cosa di veramente fuori dal contesto storico e geografico e anche di accertamento scientifico. È logico. Che è visivo, insomma. Cioè, se si va dinanzi ad un giudice, la prima cosa che si dice al giudice è la percezione visiva ed olfattiva, dopodiché ci sono le analisi e abbiamo anche quelle, dopodiché ci stanno le evidenze dei fatti. Tutto questo, e in questo momento vorrei ricordare anche la figura di una persona che è stata massacrata come il sottoscritto, la prof Albina Colella, sì. No? Questo gommone 5 anni, cioè, che noi abbiamo utilizzato per fare quello che non ha fatto l'ARPAB, perché siamo stati i primi a fare i campionamenti dei sedimenti. Io personalmente sono andato al centro del lago e a fare i campionamenti a 45 metri di profondità, poi l'abbiamo fatto sotto lo sbarramento a 70 metri di profondità, e trovare 559 non microgrammi, milligrammi di idrocarburo, scusate, è una percentuale abbastanza significativa, insieme a piombo, insieme a manganese, insieme ad altre sostanze, nickel, alluminio sparato proprio in modo inverosimile, 14.500 milligrammi. Questo è indice del malfunzionamento di tutta la macchina di preparazione, produzione, estrazione di idrocarburi. Guarda, io non esistono delle mucche post-atomiche che da giornalista e anche da cittadino, perché non mi fido di quello che mi viene detto da Schiassi in conferenza stampa? Perché noto questa differenza e mi aspetto un atteggiamento di questo tipo, cioè il tenente Di Bello e gli altri ambientalisti che cosa fanno? Ci dicono: abbiamo fatto le analisi, questi sono i dati, questo è il metodo che abbiamo utilizzato per fare le analisi. Ok, Schiassi arriva in conferenza stampa e ci dice: no, sono tutte fregnacce, lì la cacca di mucca uccide i pesci, ma quali sono i dati? Quale metodo è stato utilizzato? Io non metto in dubbio assolutamente, anzi conosco tantissimo personale all'interno dell'ARPAB, so che ci sono dei tecnici bravissimi che hanno anche una qualità professionale superiore alla media, anche rispetto a tanto di quello che c'è fuori, ma non conosciamo, è talmente chiusa l'ARPAB al suo interno che non ci dà la possibilità di conoscere né gli strumenti che vengono usati né i dati effettivamente ritrovati così come vorrebbe un monitoraggio serio. Allora, noi abbiamo dei database nostri, sia come EPA, sia come l'abbiamo fatto come varie associazioni, pure Notriv, Liberiamo la Basilicata, però tutte Accredia, tutte certificazioni che hanno valore europeo e mondiale.
a nostre spese senza spendere un centesimo di denaro pubblico. È noto a tutti invece che i laboratori dell'ARPAB non hanno la certificazione Accredia, ed uno degli obiettivi che si è posto la giunta regionale di quest'anno, cioè il governatore, gli assessori, i consiglieri, di dare a quel laboratorio la certificazione Accredia. Di che cosa stiamo parlando? Cioè, tra l'altro, ci sta il direttore ufficio relazioni dell'acquedotto pugliese, intervistato in una trasmissione della Sette, dove c'ero pure io ospite ed altri, raccontava, dice: noi siamo perfettamente a conoscenza della presenza nel pertusillo degli idrocarburi e dei metalli pesanti, e diceva una cosa allucinante: siccome gli idrocarburi sono leggeri e si mantengono in superficie, i metalli pesanti sono pesanti e vanno, certo, verso il fondo, noi pigliamo l'acqua dal centro. Fantastico. Cioè, però è un dato certo e conosciuto. Sono aristotelici, nel mezzo c'è la giusta virtù. Il dottor Schiassi sta dicendo qualche cosa che non sta né in cielo né in terra. E allora vediamo. Però potrebbe anche dire un'altra cosa, Fabi. Io, secondo noi, le analisi fatte dal gruppo di Bello non sono valide scientificamente, non ci convincono, legittimo. Possono, ma dici essere... tu cosa hai trovato? Sì, la controparte qual è? Quali sono le nostre analisi? Perfetto. Con quale metodo e con quale risultato? Perfetto. Fatta a tutte le profondità. Allora vediamo con la collega Maria Fedora questi proclami fatti, perché si tratta di veri e propri proclami fatti dal direttore generale dell'ARPA. Sì, Fabio, ricordiamo che ieri c'è stata la conferenza stampa del direttore Schiassi e quindi i giornali se ne sono occupati di questa notizia. Partiamo dalla Nuova del Sud, che ha intitolato l'apertura con le accuse dopo il ben servito. Ben servito, spieghiamolo, è il fatto che la regione ha, diciamo, tra virgolette, commissariato l'ARPA, legiferando di nuovo, creando una nuova legge di istituzione dell'ARPAB, quindi di fatto è venuto meno anche il ruolo del direttore generale. Sì, infatti, sì, fra poco ci sarà la nuova nomina. Perfetto, lui ha spiegato durante la conferenza stampa che ha fatto domanda per ricoprire di nuovo questo incarico. Infatti sì, il dirigente dell'ARPAB Schiassi all'ultima spiaggia difende il suo operato e va all'attacco. Infatti ieri nella conferenza lui ha detto: i miei no hanno fatto crollare situazioni precostituite, e poi ha annunciato anche, come stesso tu dicevi, che parteciperà al nuovo bando perché lui vuole continuare l'operato che già ha fatto in questo tempo, perché lui dice giustamente: interrompere un lavoro che secondo me è andato in questo momento a buon fine è un peccato. Nello stesso modo la Gazzetta di Basilicata apre e dice che Schiassi, gli schiaffi di Schiassi, la regione ci dia i soldi ENI. Infatti diciamo che Schiassi nella conferenza dice che ci sono dei soldi, che purtroppo però la regione, sono dei soldi che le società petrolifere davano alla regione, che però la regione ha utilizzato per altro, in realtà non le ha mai dati all'ARPA. Però la regione non ha mai negato fondi all'ARPA, tant'è che quando Schiassi fece quest'estate una specie di proclama pubblico dicendo: non possiamo comprare le attrezzature per fare il monitoraggio ambientale, la regione gli rispose immediatamente con una nota dicendogli: guarda che tu, se devi acquistare materiale anche in emergenza, puoi farlo tranquillamente, ai fondi a disposizione. Quindi anche questo, diciamo, mi ha sorpreso in un modo particolare ieri. Sì, infatti lui dichiara anche che avvierà l'inizio di recupero crediti contro l'ente. Farà questa cosa perché lui ritiene che questi soldi erano giusti che vengano definiti e stanziati per l'ARPA. Beh, devo dire che poi nelle controversie giudiziarie, diciamo, non è neanche un grande campione, visto quello che è accaduto con il ricorso al TAR su Fenice, dove si è preso delle censure, dove l'ARPA si è presa delle censure pesantissime dai giudici amministrativi, dove parlano addirittura a un certo punto di eccesso di potere da parte dell'ARPA. Ma lo dicevo prima, è un'agenzia l'ARPA, non è... Ecco perché quando si parla sotto il profilo di responsabilità, se non c'è una procura istintoria, cioè non si può addebitare giuridicamente all'ARPA, fatta eccezione quando vedi il caso Fenice, disastro ambientale, perché prendevano le analisi e le chiudevano in cassaforte. Guardate, allora, io sono davvero preoccupato, un po' per quello che è accaduto e che abbiamo sempre raccontato a questi microfoni. Io rispondo pure sulla radioattività, la domanda che sì, mi faccio. Ci arriviamo subito dopo. Perché sono preoccupato? Perché ho l'impressione che a volte, come ieri, si cerchi di fare, di alzare un polverone, un po' forse per distogliere da qualcos'altro, o per poi far sì che alcune cose vadano in
in una certa direzione. Anche il ricorso presentato da parte dell'ARPAB per bloccare uno dei forni rotanti di Fenice, all'inizio era sembrato quasi come dire qualcosa che andava per il verso giusto, dice finalmente ARPAB si è svegliata e blocca il forno di Fenice. Poi leggendo questa sentenza scritta dai giudici del TAR, cosa scopriamo? Che è vero sì che avevano tentato di bloccare il forno di Fenice, ma con mezzi che non erano assolutamente idonei, con strumenti giuridici che non erano assolutamente idonei, diciamo beccandosi poi anche delle bacchettate molto pesanti dai giudici. Ora mi chiedo, paradossalmente Fenice potrebbe addirittura chiedere i danni per quello stop del forno. Ieri Schiassi ci ha detto che vuole impugnare quel provvedimento, ma io mi chiedo se quello stop è andato davvero così male per come dire la non bravura tecnica giuridica del ricorso, o se diciamo era un qualcosa fatto lì in modo estemporaneo giusto per bloccarlo e per non sentire la pressione magari dell'opinione pubblica addosso. Ecco, qui entra in ballo la credibilità e soprattutto la serietà di un'agenzia. Vorrei portare un esempio per far capire di che cosa si sta parlando e che cos'è di fatto l'ARPAB, e sono sorpreso che praticamente determinati soggetti non siano ospiti delle patrie galere. Cioè, vicenda di Tito, io vado con tre esperti qualificati di terza categoria per la verifica della radioattività e tutti e tre mi dicono che c'era radioattività, addirittura non solo cariche fotoniche ma anche neutroni, che sono pericolosissimi, certo. Il rosso, quello che rimane nel corpo umano. Bene. Tant'è che all'epoca proprio io e te, Peppe, andammo lì sul posto, ma con delle tute particolari, con degli stivali particolari, che poi abbiamo buttato, che non erano più utilizzati. Esatto, un certo numero di minuti di esposizione, non si può andare oltre. Bene, loro per 10 anni si sono presi i soldi per il monitoraggio della radioattività e hanno detto esito negativo. Noi abbiamo sempre detto guardate che c'è radioattività. L'ultimo in ordine cronologico L'ISPRA. Che mi ha fatto le analisi gratuitamente è stato l'europarlamentare Pedicini. Sì, sì. Io ho la certificazione, la posso dare a chiunque. Dopodiché, dopo 10 anni hanno detto sì, c'è radioattività. Sì, infatti anche ieri lo ha ribadito. Ecco, come ci si fa a fidare di un ente, di un'agenzia che faccia di fatto queste cose? Cioè, se sappiamo benissimo che c'è in corso un'attività di indagini molto seria della Direzione Investigativa Antimafia di Basilicata per traffico e smaltimento illecito di rifiuti pericolosi provenienti dall'attività estrattive, dove dentro ci sono pure i rifiuti radioattivi portati dal centrale di Viggiano a Pisticci, che non è in grado di lavorarli quei rifiuti, e contemporaneamente sentire un direttore generale che dice no, tutto va bene madama la marchesa, quella radioattività è nei limiti. Ma stiamo scherzando? Allora, visto che abbiamo parlato di radioattività, vediamo cosa ha detto proprio sulla radioattività delle acque di estrazione. Infatti sì, Schiassi dice che il suo mandato lui l'ha diviso in 5 ambiti, occupandosi dell'area del petrolio, dell'area industriale di San Nicola di Melfi, del Valbasento, di Tito e Potenza e dell'ex ITREC di Rotondella. Infatti quando dice delle reiniezioni del centrale di Viggiano, lui dice che la microsismicità. Sì, e rischio falde acquifere. Infatti lui dice che si sono occupati delle fiammate, che però l'ENI ha rassicurato questa cosa e che quindi in realtà non ci sono questi grandi problemi. Cioè, però il problema che riguarda la radioattività del... Sì, infatti lui dice che ci sono stati hanno individuato il problema e subito praticamente il ministero ha mandato è venuto finalmente nello stabilimento di Viggiano e ora dopo i controlli si avvia la fase di rinnovamento necessaria al funzionamento dell'impianto, quindi non c'è da preoccuparsi in realtà. Siamo alla follia, cioè nel vero senso della parola, perché dire una cosa del genere sulla base anche degli eventi recenti, a partire dalla moria di pesci di quest'estate fino alle sfiammate del 13, è come un voler negare l'evidenza. Ma questa cosa dell'acqua radioattiva, che finora non era emersa e nemmeno era stata confermata, oggi ci arriva una conferma da una fonte ufficiale che è il direttore generale dell'ARPAB, che però diciamo solitamente ci dice tutto a posto. Ieri ci dice invece sì, è tutto a posto, le controlliamo, ma c'è acqua radioattiva, quella
quell'acqua che poi è stata alcuna parte viene reiniettata nei pozzi, un'altra parte è stata smaltita a Tecnoparco. Insomma, io mi chiedo, i cittadini che abitano nella Val Basento, se tutte queste cose lo sanno. Noi ci fermiamo per le notizie del giornale radio, torniamo con in diretta il collega della Gazzetta del Mezzogiorno Piero Miolla, che vive in quell'area, e quindi chiederemo a lui cosa ne pensa. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. Radio Potenza Centrale Notizie. Bentrovati da Maria Antonietta Cauteruccio con Radio Potenza Centrale Notizie per l'aggiornamento dell'informazione locale. Potenza, scandalo trotta bus, il vice sindaco, no comment, sono in silenzio stampa. Così Gerardo Bellettieri, assessore alla mobilità. Persiste il silenzio dopo la nostra inchiesta che ha provato a capire le cause della mancata conclusione della procedura di affidamento alla trotta bus che, secondo quanto riportato dal Mattino di Padova, avrebbe difficoltà nel produrre il DURC a causa di un buco di 20 milioni di euro. Ma gli imbarazzi per la giunta De Luca non mancano. Dopo il sexy scandalo, la questione Vallone Calabrese, che ha visto mettere in sicurezza i cittadini solo grazie al clamore mediatico generato dalla nostra inchiesta, rimane aperta la problematica Sider Potenza, dell'incompatibilità di De Luca, in quanto tecnico di fiducia dell'azienda inquinante la città e sindaco, se ne occuperà giovedì alle 21 la 7 con la trasmissione Piazza Pulita. Scontrinopoli, avvocato La Penna, c'è compromissione tra potere politico e burocratico sui controlli. Ancora polemiche sulla mancata costituzione di parte civile della provincia di Potenza nei confronti degli imputati, tra cui alcuni ancora proprio nell'ente, sette sindaci e il consigliere regionale Aurelio Pace. La gente si dice sgomenta della scelta di autoassolversi della politica. Sentiamo in proposito l'avvocato La Penna. Omissione di controllo da parte degli organi preposti, cioè compromissione del livello burocratico con la politica, perché un burocrate che non viene scelto solo per merito ma anche per appartenenza politica, e quindi se un consigliere regionale o un consigliere provinciale gli porta uno scontrino, delle scarpe, probabilmente il burocrate tende a far passare quella ricevuta. Viggiano, fiammate e anomale al centro Oli è stato il tema del Mezzogiorno alle 13 di oggi, condotto da Fabio Amendolara, che ha registrato l'allarme dei residenti della zona per i continui casi che si stanno registrando in questi giorni e ripresi dalla nostra emittente. Ieri abbiamo sentito Schiassi dell'ARPAB, che ha detto che c'è da stare sereni, ma non è di questo avviso il consigliere regionale Romaniello, critico nei confronti della gestione dell'ente. La mia opinione è che Schiassi, più che risolvere i problemi da quando è arrivata, ne ha creati degli altri. È sotto gli occhi di tutti il fatto che i laboratori rimangono ancora non accreditati, che non è stato in grado di approvare i bilanci entro i tempi stabiliti, e credo che sostanzialmente la sua è stata una gestione totalmente fallimentare. È tutto, la prossima edizione del GR vi aspetta fra meno di due ore su Radio Potenza Centrale. Radio Potenza Centrale Notizie. Fatti e misfatti con il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale Gianni Rosa su Radio Potenza Centrale. Alcune associazioni datoriali hanno presentato il 17 novembre scorso un piano di sviluppo chiamato Basilicata 2019, cioè delle proposte al governo regionale utili al rilancio delle imprese lucane. Guardando bene rileviamo che trattasi degli stessi progetti presentati già nel 2011, nel 2012 e poi anche nel 2013. Una considerazione: nulla è cambiato dal 2011 e nulla si è fatto fino ad adesso. È evidente che in tutti questi anni la Basilicata è stata governata da un'unica forza politica, il Partito Democratico, che negli ultimi due anni ha come punta di diamante Marcello Pittella, che nel governo De Filippo è stato assessore proprio alle attività produttive. Dobbiamo prendere atto però che la presentazione si è trasformata in una kermesse politica, in quanto chi ritiene di rappresentare gli imprenditori lucani, invece di raffigurare la situazione in cui versa l'industria lucana a causa della politica del centro-sinistra e le esigenze dell'imprenditoria, si è supinamente appiattito sulle posizioni del potente di turno. Siamo convinti che queste persone non rappresentino quel mondo dell'impresa che silenziosamente e con grandi sacrifici è andato avanti in questi anni. Qui va la nostra vicinanza e la nostra attenzione.
Vuoi perdere peso e avere una linea invidiabile? Adesso puoi! Con Diet Natural, il modernissimo centro di nutrizione dietetica, potrai raggiungere il tuo peso forma in tempi record e senza fatica, con una rieducazione alimentare equilibrata e su misura, grazie al test per le intolleranze, al test del DNA per verificare predisposizioni genetiche all'obesità e all'esame impedenziometrico gratuito. Perdere peso? Adesso puoi! Con Diet Natural, naturalmente! Prenota la tua consulenza nutrizionale gratuita al Diet Natural di Potenza, via Leandro Faggin 2, telefono 0971 1800 264 o 392 5286 085. Offerta promozionale, test intolleranza alimentare più esame imperenziometrico a soli €24,99. Dal 20 al 23 novembre, in occasione della 19esima edizione di Non Solo Sposa presso l'EFAB di Toscalo, diretta fiera, con interviste ai protagonisti. Si ringrazia I Love Shopping Spose, Contrada Maglianiello, Atena Lucana, Salerno. Home and Living Arredamenti, Contrada Maglianiello, Atena Lucana, Salerno. Centro Moda Valentino e Atelier La Sposa, Trinità di Sala Consilina, Salerno. Comunicare per cambiare. Oggi è il mezzogiorno alle 13 con Fabio Amendolara. Allora, a telefono abbiamo raggiunto Piero Miolla. Buongiorno Piero. Buongiorno a te Fabio, buongiorno anche ai tuoi ospiti. Senti, ci stiamo occupando di un dettaglio particolare che è emerso ieri durante la conferenza stampa del direttore dell'ARPAB Schiassi, che ha detto a un certo punto le acque che vengono estratte insieme al petrolio a Viggiano presentano della radioattività. È tutto a posto, ma presentano della radioattività naturale. Ora, queste acque finiscono in Valbasento, diciamo non adesso, ma sono finite in Valbasento. Voi lo sapevate questo particolare? Sì, questo problema della radioattività in realtà emerse già diciamo all'incirca un anno fa, era dicembre del 2014, quando alcune analisi appunto condotte dall'ARPAB fecero emergere questo problema. Da lì poi ci fu tutta una serie di summit, di incontri e naturalmente anche di proteste qui a Pisticci che portarono sostanzialmente ad uno stop al conferimento dei reflui a Tecnoparco, un conferimento che poi è però ripreso successivamente, se non ricordo male, nel mese di febbraio o marzo, perché poi, diciamo, da tutto questo bailam che ne seguì, la regione, la stessa EIN, Tecnoparco, insomma il tavolo che venne a costituirsi, coinvolsero o ritennero di coinvolgere anche l'ISPRA, sì, l'Istituto Superiore di Sanità. Da queste, diciamo, da tutta una serie di analisi condotte, questa almeno è la posizione ufficiale, questo è quello che la regione ha reso noto, questa radioattività, pur presente, come dice Schiassi, non sarebbe però pericolosa. Ma per la salute dati umana. Su questa radioattività ce ne sono? Perché Schiassi usa questo metodo, dice allora sì, è pericoloso, però non è, è tutto sotto controllo. Ma sì, i dati, un po' come fa il tenente Di Bello, allora è stata superata la soglia di 10x valori. Sì, è chiaro, il problema vero è questo, cioè questa è la risposta ufficiale, questa è la posizione ufficiale, cioè che la radioattività c'è, ma non in diciamo quantità tali da far male alla salute umana. Il problema è tutto qui, il nodo era e rimane questo, anche se devo dire oggi come oggi la situazione da questo punto di vista ha avuto un calo anche come diciamo eco non solo giornalistica, sì, non solo dei media, ma anche appunto le varie associazioni che un anno fa erano praticamente costituite in assemblea permanente. Adesso sembrano aver perso sostanzialmente lo smalto dei giorni migliori, o comunque se questo è quello che traspare. La guardia è più bassa, diciamo. La guardia è più bassa. Il problema rimane, permane, perché naturalmente i dati ufficiali che ci vengono forniti dimostrerebbero una tranquillità. Ma noi sappiamo tutti quanti che quando si parla di radioattività, insomma, la tranquillità che è un concetto molto relativo, almeno per quanto mi riguarda. Insomma, io ripeto, parlo come cittadino di Pisticci e della Basilicata, che si pone il problema se questa radioattività sia effettivamente presente, e pare di sì, e quanto eventualmente questa radioattività possa produrre problemi. Piero, abbiamo notizie di nuovi monitoraggi? Cioè, all'epoca è stato visto che c'era la radioattività, oggi a che punto siamo? Oggi, proprio in seguito a quello che ti dicevo prima, cioè a questo sostanziale
crollo, no, dell'attenzione dei media, delle associazioni e forse anche degli stessi enti che governano il territorio, in realtà non c'è diciamo notizia alcuna di radioattività e in generale insomma di monitoraggio. Sappiamo però che il monitoraggio va avanti, tanto che appunto uno degli effetti, almeno questo diceva il sindaco di Pisticcivito di Trani, uno degli effetti di quella protesta, di quella presa di posizione, fu proprio aver determinato un impegno nelle istituzioni regionali, impegno che dovrebbe appunto doveva concretizzarsi in una serie di analisi ulteriori ancora più diciamo dettagliate. Però resta il fatto che al momento non ci sono novità, cioè diciamoci la verità, questa questione relativa a Tecnoparco e allo smaltimento dei reflui è come se dormisse in questo momento. Anche il fatto stesso dei fenomeni odorigeni, no, dei famosi, sì, miasmi, sembra essere sostanzialmente come dire congelato, nel senso che non ci sono più lamentele da parte dei cittadini, questi fenomeni si sono molto ridotti, quindi la situazione da questo punto di vista è statica. Cambiata. Grazie. Bisogna capire perché. Grazie Piero, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata. Allora, torniamo alle emissioni, in conclusione, alle emissioni nell'area, quindi quelle della fiammata di Viggiano. Leggiamo una. Appena messo un post. Sì, sì, dici. Ho una semplice notizia. Nel consiglio regionale di ieri ho portato all'attenzione della giunta i seguenti argomenti: l'impugnazione da parte della regione dei permessi di ricerca di idrocarburi nel Mar Ionio. Altro argomento. Non apriamo quest'altro tema su cui ci sarebbe davvero tanto. L'interrogazione sull'ennesima fiammata del Centroli di Viggiano. E poi c'è un post di Antonio Nicastro. Leggiamolo, leggiamolo. Legge, sì. Dovremmo aiutaci. Allora, fammelo trovare. Chiediamo alla regia di visualizzarci il sull'ARPAB, che ci dice una cosa che sappiamo in realtà, però giustamente, che la maggior parte dice ma dove, che tutto il bilancio è per pagamento degli stipendi, a parte che è giusto che chi lavora all'ARPAB venga pagato, però certo, è anche vero un'altra cosa, che come in molti enti, compresa anche l'università, la maggior parte degli stipendi sono sugli amministrativi e non sui tecnici. Allora può andare bene per determinate agenzie gli amministrativi, certo, ma per chi ha una peculiarità, leggiamolo. Eccolo qui. Lo sapete che la maggior parte del bilancio dell'ARPAB è impegnato per pagare gli stipendi, ci dice Antonio Nicastro. Solo una parte dei fondi viene impegnata per le attività di controllo, per cui l'agenzia ha ragione di esistere. Ecco, questo è un altro dei temi. Ma rispetto alla questione della radioattività, e questa è un'altra offesa all'intelligenza umana dei lucani. Perché come si fa a dire che una radioattività sia naturale quando la stessa dipende dall'attività antropica? Cioè già il semplice fatto di raccogliere dei liquidi che sono serviti, quindi sono acque di scarto del Centroli di Viggiano, già di suo toglie la parola naturale. Poi il fondo naturale di un luogo potrebbe non essere uguale al fondo naturale di un altro, certo, luogo, e siamo già a due fonti di prova che ci dicono che non può essere radioattività naturale. Tre, il centro diciamo Tecnoparco Valbasendo, lo dicono esperti che sono stati mandati lì, non è nelle condizioni di poter trattare quei liquidi. Quarto, non meno importante, ci sono i dati che dicono che hanno avuto delle radioattività nei liquidi che sono giunti al Tecnoparco da 9 a 12 volte superiori come soglia massima. Se tutto questo non conta niente, qualcuno mi deve spiegare se esiste un limite oltre il quale la magistratura e la regione devono intervenire per interrompere l'attività antigiuridica in essere, perché questo è il punto. Qua si superano le soglie, è come se non fosse successo niente. Nelle sfiammate, noi di sicuro il 13 si sarà superato oltre le 30 volte del 2012, del 2013, però nessuno ha fatto niente, si poteva interrompere, ce la serve su Ter pure. Certo, allora proprio sulle emissioni della sfiammate noi abbiamo raggiunto telefonicamente il collega Nicola Piccenna. Buongiorno Nicola.
Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Nicola, io ti ho contattato perché devi ricordarci quello che avevi scoperto con una tua inchiesta giornalistica tempo fa, ormai diciamo davvero un bel po' di tempo fa, su questi famosi stream gas. Sì, diciamo il dato, mi allaccio subito a quello che ho sentito poco fa, e cioè al fatto che resta da capire perché le procure non facciano rispettare la legge e le norme anche quando vengono avvisate del fatto che la legge non sembra essere rispettata. Nel caso degli stream gas il dato è semplicissimo: quando si iniziò lo sfruttamento del giacimento, anzi subito prima di iniziare, l'ENI commissionò uno studio, un'analisi del petrolio per verificare quali gas fossero disciolti nel petrolio che si estrae. Sì. Questa è un'operazione indispensabile che va fatta necessariamente quando si tira fuori del petrolio dal giacimento, perché i gas che sono disciolti nel petrolio sono anche detti stream gas, cioè una costellazione di gas, tanti gas diversi, sì. Sono dei gas molto pericolosi, infiammabili, esplodenti, diciamo oltre che inquinanti, per cui per poter immettere il petrolio nell'oleodotto bisogna prima depurarlo di queste sostanze, di questi gas che altrimenti creerebbero problemi all'oleodotto stesso. Ecco, che fine fanno? Cosa hai scoperto? Che fine fanno questi stream gas? Allora, da queste analisi fatte fare, guarda caso, lontano dall'Italia, fatte fare da una società inglese, sì. Emerse la quantità di gas, la tipologia dei gas, e sono tanti gas, sia come quantità sia come numero, e come tipologia sono i tipici gas disciolti nel petrolio, altamente esplodenti. Che fine fanno questi gas? Questi gas non possono essere trasportati, nel senso che appunto hanno delle caratteristiche di infiammabilità e addirittura di possibilità di esplosione che li rendono intrasportabili. Per cui vanno lavorati sul posto. E cosa vuol dire lavorati sul posto? L'unico modo per utilizzarli sul posto è quello di bruciarli in maniera controllata, facendo in modo che attraverso dei filtri le emissioni siano, diciamo così, contenute, limitate al massimo, e di solito questo avviene in apposite centrali che trasformano questi gas praticamente in energia elettrica con degli scarichi che vengono filtrati e quindi in maniera ridotta inquinano. Ecco, di tutto questo all'esterno c'è conoscenza, tu che percezione hai? Allora, nel nostro caso, cioè nel caso di Viggiano, questi gas non vengono sicuramente lavorati, quindi questi gas non possono essere trasportati, non vengono utilizzati in maniera controllata, quindi vengono immessi nell'atmosfera, non possono essere immagazzinati, quindi c'è solo un'altra spiegazione: vengono rilasciati in atmosfera o vengono bruciati in atmosfera. Non ci sono altre spiegazioni. Né mai l'ENI, alle nostre domande ripetute su questo argomento, ha dato alcuna spiegazione. Che fine fanno gli stream gas? Allora facciamo nostra questa domanda. La quantità di stream gas estratti, diciamo, perché è una quantità direttamente proporzionale alla quantità di petrolio estratto. Certo. E parliamo di diversi milioni di tonnellate di gas, quindi delle quantità spaventose. Grazie Nicola, sei stato molto preciso. Noi facciamo nostra la tua domanda a Leni. Che fine fanno gli stream gas? Grazie. Ringrazio io te e saluto tutti, buona giornata. Buona giornata, grazie. Allora, siamo davvero in conclusione. Maria, 30 secondi, leggiamo qualche altro titolo su quello che ha detto Schiassi. L'ultimo, che non abbiamo ancora guardato, è quello del Quotidiano, che non gli dà la prima pagina, che però in realtà comunque si occupa della vicenda Schiassi, dicendo: sgradito perché scomodo e vorrei restare per finire la riforma iniziata. Infatti lui sostiene che comunque ha fatto un buon lavoro, si è occupato di 5 ambienti, purtroppo non so
sono d'accordo, Schiassi non dice le cose che di bello ci ha detto fino ad oggi. Infatti, per esempio, lui dice che la moria dei pesci a Pertusillo non è assolutamente da rifare agli idrocarburi, ma purtroppo a degli scarichi abusivi. E quindi queste sono le vicende di Schiassi, che lui continuerà a fare il suo mandato e comunque si ripresenta. Allora, sentiamo invece che giudizio ha dell'operato di Schiassi la politica. Abbiamo sentito, ha sentito la collega Maria Antonietta Cauteruccio, il consigliere regionale di SEL Giannino Romaniello. La mia opinione è che Schiassi, più che risolvere i problemi da quando è arrivato, ne ha creati degli altri. È sotto gli occhi di tutti il fatto che i laboratori rimangono ancora non accreditati, che non è stato in grado di approvare i bilanci entro i tempi stabiliti, e credo che sostanzialmente la sua è stata una gestione totalmente fallimentare, per cui il giudizio che io esprimo è un giudizio fortemente negativo, perché piuttosto che lavorare per rilanciare il ruolo, la funzione dell'ARPA, io credo che in quest'anno e mezzo vi sia stato un arretramento anche rispetto alle già difficoltà in cui si trovava l'ARPA precedentemente. Ma se il giudizio che bisogna dare su questo periodo, intendo questo sia uno dei periodi, diciamo così, forse più nero di questa agenzia, e quindi io mi auguro che quanto prima si nomini un nuovo direttore con competenze, si acquisiscono le professionalità necessarie piuttosto che assumere autisti e personale di qualifiche amministrative, come è avvenuto un po' di anni fa, che non servono all'ARPA, ma si assuma personale, che si assumono biologi, si assumono ingegneri chimici, eccetera, perché nel monitoraggio dei fenomeni più significativi, da quello delle aree del petrolio all'area di eccetera, sicuramente sono riconducibili a un modo di aver diretto l'ARPA sicuramente sbagliato. D'altronde i dati sono sotto gli occhi di tutti. Per monitorare alcune aree si è dovuto ricorrere a un'intesa con l'ARPA di Puglia, quindi questo è il dato. Allora, in conclusione, Leonardo. Giannino Romaniello è un consigliere regionale. Sarebbe interessante sentire qualcun altro su questa questione, perché poi se l'ARPA dà problemi, ce ne siamo occupati spesso anche in consiglio, perché si continua in questa andata? Cioè, la domanda è questa. Non c'è una risposta in realtà, Fabio, c'è una risposta, non continua. Sembra una situazione, come ci ha detto Miolla, come un corpo estraneo. Sì. Ma Miolla vive una realtà nella quale i contadini hanno avuto la trasformazione con il no food, possono produrre soltanto canne di bambù per biomasse. C'è un contadino che dal Giappone ha avuto l'addebito di 27.000 euro a bancale perché nei formaggi che produceva hanno trovato diossine, furani, PCB e metalli pesanti. Cioè, se un sistema, nelle acque non si possono. Se un sistema non funziona, cambiate. Ma posso ricordare una cosa di la cui responsabilità diretta e riconducibile immediatamente a Schiassi, qual è? Quella di aver affidato con cottimo fiduciario ad una società condannata anche in appello per fatti di camorra la rilevazione dei piezometri dell'area della Val Basento. I radioascoltatori devono sapere che quell'area, questione che proprio su una mia domanda ieri non ha chiarito. Quell'area, per chi non lo sapesse, ha una superficie pari a 4 volte l'estensione della Terra dei Fuochi, 4 volte superiore, e le acque di quell'area purtroppo hanno una contaminazione detta dall'azienda sanitaria di Matera ormai, che non consente l'utilizzo di quell'acqua a scopo irriguo. E anche sulla Terra dei Fuochi Schiassi ha parlato ieri, ci ha detto che le bonifiche non partono non per colpa sua, lui ha fatto il possibile, la sua agenzia ha fatto il possibile, anzi ha sottolineato che rispetto alla Terra dei Fuochi gli studi che poi hanno portato alle bonifiche e i controlli che hanno portato alle bonifiche hanno avuto, e lo ha sottolineato, lo ha ribadito, come dire, mettendosi una medaglia, hanno avuto un costo inferiore rispetto alla bonifica stessa. Io infatti mi chiedo quali sono questi studi, quanto sono costati, rendiamo trasparente anche questo aspetto. Noi siamo davvero in conclusione, come vedete, sull'ambiente, cari radioascoltatori, noi non abbassiamo la guardia. Io ringrazio chi si è fermato ad ascoltarci, ringrazio la redazione, Maria Fedota e Maria Antonietta Cauteruccio, in regia Paolo Di Biase, ringrazio il tenente Di Bello Leonardo Pisani. Vi ricordo l'appuntamento di venerdì alle 12 con Comunicare per Cambiare di Giuseppe Postiglione. Vi do appuntamento a mercoledì prossimo con il Mezzogiorno alle 13, dalle 12 alle 13 su Radio Potenza Centrale. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio.